Abbiamo passato la mattinata in fior di laboratori, il pomeriggio è iniziato sulla stessa falsariga. Io sono eminentemente un clinico che si confronta con i pazienti un po' tutti i giorni, che raccoglie speranze, inquietudini che tendono a diventare un po' anche le tue. Lo spirito di questa relazione è quella di presentarvi uno strumento che è estremamente pervasivo, che si trova già nella nostra vita, che sta avendo uno sviluppo estremamente rapido. Si può dire che ogni settimana ci troviamo con delle novità che la riguardano e che rapidamente si trasferiscono nelle nostre 24 ore. Il tempo di portare a dimensioni maggiori. Quindi lo scopo, grazie, è quello di connotare uno strumento che non può non riguardarci e cercherò di connotarlo soprattutto per quelli che sono i suoi tratti generali, perché a seconda di come verrà regolamentato avrà o meno degli sviluppi nella clinica più o meno altrettanto importanti. Siamo nel mondo della rivoluzione digitale e l'elemento che ci porta, a cui ci conduce, è la cosiddetta infosfera. Il digitale è ormai l'alfabeto con cui il presente scrive la sua essenza. Economia, finanza, media, scienza, purtroppo anche la guerra. Perché tutto questo? Perché se va bene ci sono sensori ovunque, uno ce l'abbiamo in tasca, forse ne abbiamo un altro al polso, tutti questi dati non fanno altro che cambiare le nostre esistenze e l'intelligenza artificiale è lo strumento che è in grado di trattare tutto questo. C'è una vera e propria guerra in campo economico, commerciale per avere la supremazia. Le due sponde dell'Atlantico sono in competizione, l'Oriente non vuole essere da meno, le major sono coinvolte, migliaia di miliardi sono il giro d'affari che nei prossimi pochi anni saranno mossi e tutto questo ha una vittima, vale a dire quella macchina eccezionale che è il nostro cervello, che dopo milioni di anni di evoluzione, nonostante i suoi 1.000 miliardi di cellule gliali e soprattutto i 100 miliardi di neuroni, si trova in difficoltà, perché tutti questi dati hanno trasformato un mondo che ci sembrava di aver capito, che ci sembrava fosse semplice, in complessità. E non siamo più in grado da soli, senza l'aiuto di questo strumento, a gestire la complessità. Quindi, perché l'intelligenza artificiale è importante? Perché si pasce di complessità, non ha paura di gestirla, non ha paura di trattarla e ha proprio come caratteristica intrinseca quella di riuscire a mettere ordine laddove noi non riusciamo a trovarlo. Nasce nel mondo del gioco, le prime applicazioni sono Deep Blue e il campione di scacchi, verrà battuto sonoramente, AlphaGo, un altro gioco di posizione, uno dei più complessi, anche questo verrà battuto. Detto in altri termini, le applicazioni dell'intelligenza artificiale ci sopravanzano senza se e senza ma ed è in rapidissima evoluzione. Il mondo del lavoro è in pieno subbuglio perché le caratteristiche dell'intelligenza artificiale sono quelle di, che cos'è? È un acceleratore di processi, un ottimizzatore di processi. Tutto quello che facciamo con l'applicazione dell'intelligenza artificiale può essere fatto meglio e più in fretta. E questo non basta ancora perché l'essenza dell'intelligenza artificiale è quella di prendere quei dati, li interpreta in un modo che ci sfugge e
ci porta ad un risultato in tempi irrisori che spesso e volentieri non riusciamo ad interpretare, ci spiazza in tutto e per tutto. In Italia siamo stati indietro per parecchio, attualmente c'è un laboratorio nazionale che riunisce 55 università e collabora con i supercomputer Leonardo di Bologna e il Da Vinci di Genova. Siamo di fronte ad un divorzio fra capacità di agire, la macchina, e quello di ragionare. La macchina ottiene il risultato e noi non riusciamo sempre o quasi sempre a capire come ha fatto ad arrivare lì, però dobbiamo riconoscere il fatto che funziona. Più che di intelligenza, forse sarebbe il caso di parlare di agente razionale. Notate che abbiamo dei problemi noi stessi a definire cosa sia la nostra intelligenza. Di sicuro sappiamo che ci sono dei sensori, i nostri sensi se parliamo di uomini, che ci danno la conoscenza, questa subisce una elaborazione e di cui arriviamo a quella che è la soluzione razionalmente migliore. Per cui la macchina può mimare questa condizione o con un approccio fatto con regole oppure lavorando con un approccio probabilistico o addirittura abbinando queste due modalità abbinando questa sommatoria di modalità di approccio. Del resto, anche definire qual è l'intelligenza di ciascuno di noi è una cosa complessa, perché ciascuno di noi ha delle sfaccettature che lo rendono intelligente a modo suo. Ci sono tante interpretazioni di intelligenza artificiale che tendono allo stesso risultato. Machine learning è la forma più elementare, è una macchina che impara. Deep learning è una macchina che dopo essere stata allenata è in grado di fare da sé. Qual è l'elemento di cui ha un bisogno estremo? I dati. L'elemento che dobbiamo tenere presente è il fatto che l'apprendimento automatico acquisisce una serie di dati e da quelli, riorganizzandoli secondo delle associazioni, fra virgolette, anche deboli, che a noi sfuggono, riesce a dargli un ordine e ad utilizzarle per l'output. Le forme più evolute sono quelle che mimano un po' l'organizzazione del nostro sistema nervoso. È in grado di elaborare migliaia di immagini in tempi brevissimi, con bassi costi, con migliore accuratezza, e per cominciare a parlare di clinica ci consente di fare degli screening più efficienti. Ha bisogno però, per funzionare, di molti dati, ha bisogno di un supporto umano in certi momenti e nei casi atipici, ad esempio nella valutazione delle immagini, perde d'efficienza di fronte a una bassa qualità. E poi resta la cosiddetta black box, il fatto che arriva ai risultati senza che noi riusciamo a controllarne l'antefatto. Non si preoccupa di spiegarci come funziona, basta che funzioni. Possiamo avere un apprendimento con rinforzo, possiamo avere un apprendimento con e senza supervisione. Di sicuro ha delle potenzialità incredibili che evolve a velocità impensabili ed è una sfida per quello che possiamo considerare il semplicemente umano, che mette in discussione quelle che sono le nostre istituzioni, i nostri ordinamenti, la nostra stessa biologia. Pensate che la rapidità del cambiamento non ci è amica, perché noi siamo per evolvere abbiamo bisogno di tempi biologici che sono decisamente superati dalla rapidità di evoluzione. E il quesito è proprio questo. Studiare l'intelligenza artificiale suscita affascina per i risultati, inquieta per la caratteristica di quello che riesce a fare al di là del nostro controllo, e il quesito che ci viene naturale è: riuscirà chi è intrinsecamente l'uomo, più lento e forse meno intelligente, a controllare e gestire chi gli è decisamente più veloce e forse più intelligente? C'è tutta una serie di criticità. È nata nel mondo del gioco, è stata sviluppata molto un po' nelle università e molto nel mondo dell'industria, per cui nutrirla con dei dati ha un costo,
è cresciuta, come dire, con dati di primo livello, è competitiva, si porta dietro dei pregiudizi, ha imparato un po' dalla strada. Bisogna che la fase di istruzione sia curata attentamente. Non è detto che segua principi, i principi della deontologia, che in campo medico per noi sono importanti. C'è il rischio di porsi nei confronti dell'intelligenza artificiale con un atteggiamento: mi fido ciecamente o non mi fido per niente. Ci vuole una discussione multiculturale dove chi la produce, chi la usa, chi la subirà, esprima la sua e ne gestisca l'evoluzione. La black box è quello che ho cercato di illustrarvi, quella quota che in realtà sarebbe comprensibile, ma fa riferimento al linguaggio matematico-statistico che sfugge all'uomo comune. Ci permette, e questa è la caratteristica che ci interessa nelle malattie rare, ha la capacità di identificare le associazioni deboli. Volendo essere estremamente poco accademico, ci trasforma in rapaci, ci permette, volando in alto con un grandangolo estremo di visione, di identificare i piccoli particolari, quello che avevamo già fra le mani e che fino adesso ci è sfuggito, giunge all'orizzonte clinico, lo potremo utilizzare. I sistemi complessi sono sostanzialmente imprevedibili, ma possiamo gestirla facendo delle suddivisioni in sottosistemi. Tutto questo fa sì che in questo momento si sta cercando di studiare, addirittura insegnarli a disimparare. Qualora avesse preso un granchio, fosse stata nutrita con dati non congrui, non corrispondenti, un sistema di protezione che bisognerebbe inserire negli algoritmi è quello di insegnarli a disimparare. Non è una cosa così immediata. E ha quindi porta con sé tutta una serie di pericoli. Non mi dilungo, però il rispetto della privacy, l'identificazione è in grado di rivoluzionare in maniera profonda le nostre esistenze. E tutto questo è talmente importante che sia a livello Stati Uniti che a livello americano si sta lavorando, è questione proprio di mesi, di trovare un equilibrio di legislazione. Quando si sviluppò Internet si lasciò ampio spazio alla sovranità privata nell'intento di far sviluppare l'economia. Qui si sente l'esigenza di controllarne gli effetti potenzialmente dirompenti che ha. Ci vuole una supervisione, un controllo umano, una sicurezza, una governance dei dati, una trasparenza e una non discriminazione. Scusate. E quindi una tecnologia che va regolamentata e l'Europa sta dandosi è quello che è più vicino ad ottenere dei risultati. Per arrivare a fare almeno qualche cenno clinico, l'oftalmologia è una scienza che si presta perché dispone di tanti dati. Perché funzionino in clinica bisogna che siano molte migliaia, che siano eterogenei, che siano facilmente accessibili e analizzabili. Uno dei registri pubblici è quello dell'American Academy, ma è soprattutto sviluppato per quelle che sono le foto del fondo. Mancano dati UCT, mancano praticamente del tutto i dati OCTA. C'è poi il grosso problema della privacy. Per avere questi dati bisogna procedere a identificare i dati per renderli anonimi. Non dimentichiamoci che da una foto del fondo noi possiamo ricavare praticamente l'identità di una persona, i suoi fattori di rischio per malattie cardiovascolari e così via. Nell'algoritmo sono caricati dei dati che non è detto che siano stati resi anonimi. Se incrociati con altri dati possiamo fare un po' di tutti, insomma, quindi la privacy è un elemento che è importante gestire. E quindi arriviamo alla clinica, facendo solo dei cenni. Laddove i dati ci sono cominciano ad esserci i risultati. Nel glaucoma ci aiuta nello screening automatico, ci aiuta nel monitoraggio della progressione, ci aiuta nel supporto decisionale del singolo paziente, ci aiuta nella telemedicina, nella retinopatia diabetica. No? Qui abbiamo già i primi risultati. Nel Regno Unito, laddove lo screening è fatto in maniera sistematica, nel 2010 avevamo
come causa di cecità legale la retinopatia diabetica, adesso non è più, è passata dal 5,5 al 3,5%. Seleziona le immagini, rileva la presenza o meno della retinopatia diabetica, ci consente di stadiarla, ne predice la progressione. Il tutto ottimizzando i tempi, i processi, i costi e anche il lavoro degli operatori. Nell'edema maculare diabetico altrettanto, vi sottolineo soltanto che ha un'accuratezza di oltre il 99% rispetto all'umano e in tutte le malattie retiniche ha delle performance più che efficienti già adesso. Abbiamo parlato fino adesso nell'AMDO, vi dico soltanto che è efficace nel determinare il rischio di progressione e nel prevedere i risultati visivi. Nei fuori retinici, di nuovo, ci dà dei risultati estremamente utili, ma non ci spiega come fa a prevedere che quel determinato soggetto che è stato messo in un gruppo a parte riesce ad avere un outcome visivo adeguato, mentre l'altro no. Se andiamo a fare una ricerca dal punto di vista morfologico, non siamo così sicuri che sia proprio quello il motivo. Le membrane epiretiniche, lo stesso. La retinite pigmentosa, anche questo è stato argomento di tutta la nostra giornata. Anche qui c'è sempre il cosiddetto black box. Non è intrinsecamente chiaro quale modello identifichi, si sa che è in grado di prevedere la prognosi visiva. E ancora, questo è uno studio dove viene saggiato l'abilità dell'intelligenza artificiale rispetto a due oculisti generici, generalisti, uno specialista di retina e uno specialista di degenerazioni retiniche ereditarie. Ovviamente la performance dell'algoritmo è pari a quella dello specialista di degenerazioni retiniche ereditarie. Anche nella malattia di Stargardt, sia a livello di diagnosi che di prognosi, sta facendo i primi passi. Nelle fasi di atrofia retinica avanzata è in grado, dall'esame delle immagini, di stabilire se si trovano di fronte a uno stadio tardivo di AMD, a una malattia di Stargardt o un pattern di pseudo Stargardt e così via. Nelle distrofie retiniche quello che è il punto debole in questo momento sono i dati. Avrà comunque un ruolo sempre più rilevante nella diagnosi precoce, nella stadiazione, nel trattamento e nella prognosi funzionale. E oggi ci hanno magnificato come una delle tappe fondamentali della storia dell'umanità quella di aver conosciuto, mappato il genoma umano. Ma c'è un altro aspetto che noi dobbiamo all'intelligenza artificiale ed è AlphaFold. AlphaFold è l'algoritmo che è riuscito a darci la struttura quaternaria, vale a dire la struttura nello spazio delle proteine, gene, sequenza di aminoacidi, organizzazione di queste sequenze di aminoacidi nello spazio, cioè ci ha permesso di fare un passo fra quello che è il genoma a quello che è il fenotipo. Sapere la struttura fenotipica delle proteine, come queste si organizzano nello spazio, è un passo verso una funzione più chiara, più certa, e tutto il mondo delle interazioni, grazie a questa banca dati a disposizione di tutti, noi possiamo pensare di avere farmaci, avete sentito prima, no? Tre fasi precliniche e una fase successiva. Bene, l'intelligenza artificiale come ottimizzatore di processi, come elemento che ci rende il futuro, anche quello di noi ipovedenti, non vedenti, un po' più vicino, un po' più raggiungibile, perché è un'arma che sta letteralmente offrendoci possibilità nelle dita. Il punto d'arrivo sarà la medicina di precisione, quella medicina sartoriale calzata, costruita su ciascuno di noi. C'è da dire che è ancora in uno stadio abbastanza positivo e va seguita nel suo sviluppo. Di fronte, siccome viene dal mondo del gioco, visto che è competitiva, spesso le cose che non conosciamo abbastanza vengono viste con sospetto, vengono viste con preoccupazione, ci si pone un po' in antitesi. Vi ho saltato prima per motivi di tempo, ma ChatGPT dice che l'intelligenza artificiale non avrà mai il batticuore, non si innamorerà, non avrà le lacrime agli occhi, non troverà mai empatia, non sarà mai stanca. Noi manteniamo un nostro vantaggio perché la nostra plasticità cerebrale ci permette di continuare a imparare per tutta la vita. Siamo quindi liberi di costruirci un cervello che vogliamo
e cosa che la macchina, almeno al momento, non potrà mai fare. Vi ringrazio per l'attenzione.